prima di arrivare a Piazza Concadoro, è dall'altra parte, di Piazza Concadoro. La prendi anche da Piazza di Vigo. Anzi, prendila da Via Concadoro, a sinistra, quella dopo Val Cristallina, mi siamo arrivati, esatto, ma lo so, ma ti devo lasciare, se no passiamo, sa. Sai chi ci abita? Io. Tu? Sì, non c'è nessuno dentro? Non c'è nessuno. Dammi la chiave. La fai qua, quella? Venga, sì. La chiave di sotto qual è? No, non c'è chiave da sotto, solo questa. Solo sopra? Sì. Non hai sentito le voci dentro? Sì, prima ho sentito un rumore. Ma che c'ha il chiavistello? No. C'è il paletto? Niente. Da dentro? Sì, c'è il paletto. C'è il paletto? Però non c'è nessuno, io sa. Sì. C'ha le finestre che danno sulla strada? Sì, quella parte di là. Vai a vedere le finestre che stanno sulla strada, no? Ma quella era tirata giù? Qua, è quella? Lei è residente qua? Eh? Sì, io c'è. Allora, la porta, o chiamiamo i vigili del fuoco, sì, e gli rompono la porta, o se no, se lei mi autorizza, noi dobbiamo verificare all'interno se magari sono rimasti chiusi dentro o chissà quale altro è il problema. Me ne deve autorizzare lei. Lei è la proprietaria di casa? Sì. Andiamo un attimo su e vediamo un attimino. Se riusciamo con la nostra. Ma da prima io testa la contraccia. Thank you.
È un problema della porta, signor, scusi un attimo. Venga, venga dentro, venga dentro. Ecco. Non viene via perché si... Se rimane incastrata, la signora apre, ma se questo viene fuori, la signora non apre, se non c'è la maniglia. Certo. Quindi e questo qua non si vede che. Vedi che è tutto incollato qua, che è vecchia sì, la porta, sì, vedi come è fatta. Gli si è aperta, e questa è rugginita, gli si è aperta, è rimasta così. Poi si vede come ha chiuso, è uscita fuori e non apriva più la porta. Comunque meglio così. Sì, però domani mattina faccia qualcosa. 21 volante 4? Volante 4? Sì, con la signora dell'appartamento, nessun furto. La porta difettosa gliel'abbiamo sistemata, adesso si apre e si chiude regolarmente. Comunque sia nessun furto, perché comunque sia la porta era difettosa. Però la serratura di sotto non si apriva e rimaneva incastrata. Comunque sia tutto a posto, la signora ringrazia.